l'Argentina e il Brasile in particolare, il calcio è sempre molto spettacolare e offensivo. La parola difesa zona quasi non esiste e quando viene applicata comunque il pubblico ti chiede a gran voce l'uno contro uno, lì salti. Vi ricordate Carrizo? Sicuramente, no? Sì, Ecco, beh, Carrizo lì. certo. Carrizo qui è stato un disastro, lì faceva tre dribbling a partita e veniva giù dallo stadio del River Plate. E cioè lì si vive in un altro modo il calcio, lì piace la gambetta, cioè il dribbling, piace il tunnel, piace lo stadio, la gente si alza in piedi per un colpo di tacco, anche più che per un gol. Non so se qualcuno di voi ha visto oggi la Genoa-Milan, non No, so se avete avuto no, occasione. sì, no, Io perché ho bestemmiato il primo tempo e poi l'orario mi sono inclemente. goduto il secondo. E Paquetà, che per me è un signor giocatore che sottranno sarà molto importante per il Milan, te mi auguro oltretutto, ha fatto un numero, vi ricordate il mondiale in Russia, Neymar al livello calcio d'angolo che mette la palla fra le gambe di tacco e se la alza e salta un giocatore? Sì. Ve lo ricordate? Sì. Lui ha fatto la stessa cosa e ovviamente tutti, cioè il pubblico, la gente, tutti in piedi ad applaudire. Ecco, in Argentina, in Sud America queste sono cose che il pubblico quasi esige che tu faccia almeno una volta a partita. E quindi è divertente, è bello, insomma. Beh, poi escono fuori anche dei giocatori, hanno questa cosa un po' per avidità, per venderli presto, è un po' perché comunque lì è un ricambio continuo di far giocare ragazzi molto giovani, già in prima squadra, e quindi insomma diciamo che i vecchi parrucconi lì si vedono poco o niente. È divertente il calcio sicuramente. Eh sì, è tutt'altro calcio rispetto a qua, è proprio un altro Ah beh, sì, mondo. vabbè. Poi quando la tattica poi fa vincere le squadre europee, cioè l'Italia ha vinto 4 mondiali non prendendo gol, a me mi accusano sempre che è andato là, ma poi il calcio che ti addormenti, però non c'ho Però mica. vinci, certo. E poi, naturalmente, essendo un agente FIFA, è inevitabile chiedere al nostro Filippo Colasanto se dal mercato di gennaio ci dobbiamo aspettare qualche cosa. In generale, a parte che dal punto di vista della Lazio sappiamo che comunque sia tutto fermo, però Non mi se... sembra che pure gli altri stiano No, però, facendo questi grandi mercati. assolutamente, però secondo lui se ci dobbiamo aspettare qualcosa di interessante o se ci sarà qualcosa di interessante in futuro e magari anche inerente al calcio argentino. Il mercato di gennaio è definito non solo da noi, in tutto il mondo, il mercato di riparazione. Quindi nessuna squadra, e ora vi racconterò una cosa che mi coinvolge personalmente. Nessuna squadra compra il giocatore di prospettiva, quello da formare, quello sconosciuto. Le squadre cercano di aggiustare quello che pensano non vada bene, quindi si cerca il giocatore già Pronto fermato, subito. possibilmente italiano, che conosce comunque il calcio italiano, che vedete il Milan cerca di prendere come si chiama, Pjolter, che piuttosto che invece di andare a cercare magari una punta forte, poi ti parla bene del giocatore russo, il centravanti, Spartak, ma non lo prendono. Magari lo tratteranno più avanti, devo per dire, no? Quindi in genere è così un po' per tutte le squadre. Il mercato di gennaio difficilmente porta il colpo a sensazione, o anche perché poi chi è forte forte rimane dove sta, la squadra che ce l'ha non te la vende. Tanto è vero che i famosi parametro zero. Tu è vero che lo puoi contrattualizzare, puoi far firmare e depositare il contratto relativo, ma il giocatore in realtà fino alla fine della stagione non si può trasferire fisicamente, non è più di appartenenza della squadra in cui sta giocando, però tu non lo puoi portare via, in realtà è il tuo aggiunto. Dal punto di vista del mercato è sicuramente giugno, è sicuramente l'estate, luglio, agosto che le squadre chiudono i colpi e le operazioni che stanno preparando adesso, cioè il mercato in realtà è aperto tutto l'anno. Quando si dice apre il mercato è perché in realtà vuol dire che in quella finestra di tempo si possono depositare i contratti, Contratti. dandogli quindi validità. Questo, ma il mercato è tutto l'anno, cioè chi fa il mio lavoro a livelli molto più alti del mio soprattutto, è in giro tutto l'anno per queste cose. Le operazioni si partono, si discutono e si chiudono per poi essere confermate attraverso il deposito delle carte a luglio, agosto e a gennaio. A proposito di calciomercato, questa è una curiosità perché ho letto poco fa la notizia, non riesco a spiegarmela. Mi spieghi Boateng al Barcellona? Lo volevo chiedere, sì. Cioè, che significato ha questa operazione?
Boateng quale dei due? Perché non lo Kevin Prince, Kevin Prince e Boateng al Barcellona. Forse per Braida. Kevin Prince è un mito assoluto, è un ragazzo molto simpatico, molto estroverso, fisicamente sta bene. A me dispiace che non sia riuscito a tornare veramente a Milan. Ed è un giocatore che ha maturato un'esperienza importante in squadre importanti. Evidentemente il Barcellona dice me lo metto in casa, è un po' pazzo, però è divertente, ha una tecnica ancora pazzesca. Se sta bene la Coppa del Re piuttosto che la partita meno impegnativa lo butto dentro e sicuramente il pubblico si diverte. Il Barcellona ha avuto il coraggio di tesserare uno come Vidal che visto a Francoforte, all'Everkusen, Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, mi ha fatto un'impressione pazzesca, non pensavo fosse così forte, avesse questa leadership assoluta in mezzo al campo. E il Barcellona dice che ci fai, anche perché è un po' una testa matta Vidal, quindi se lo sono preso, ogni tanto gioca, probabilmente hanno fatto così, cioè era disponibile, era possibile, va, ti chiamo al Barcellona, lui sarà andato a nuoto. Beh, quello è chiaro. Per il Barcellona è un giocatore in più, comunque dotato, dotatissimo, che se non è un gran bel giocatore in Boateng ancora. Magari non so se è possibile, ci siano anche degli accordi, visto che comunque uno fra i vari dirigenti più importanti del Barcellona è Riedo Braida, magari se c'è ancora qualche rapporto con la procura di Boateng, magari poi da lì è nata questa idea. Magari è soltanto un mio pensiero, però magari può darsi anche che ci sia un collegamento dietro che noi non sappiamo. Io a Filippo... Può darsi perché... Sì, vai Filippo. Dicevo, può darsi perché molte operazioni vengono fatte da procuratori che sono amici e tante volte anche soci di dirigenti. Non si potrebbe, però, poi la realtà è questa. Voi sapete, Beppe Riso è un procuratore molto bravo, importante e molto sveglio. Lui era un cameriere in un ristorante che si chiama Giannino a Milano, che era sempre molto amico di Galliani. Certo. Credo che Galliani sia uno dei soci proprietari che sia diventato nel tempo di questo ristorante. Galliani mi ha individuato evidentemente delle doti importanti, più adatte, e lo ha instradato letteralmente a fare il procuratore sportivo. E lui già, tutti i giovani dell'Atalanta sono in Belperismo. Molti giocatori del Sassuolo sono in Belperismo, è uno diventato uno molto importante, evidentemente meritandolo. Però se non hai uno sponsor importante alle spalle, è difficile che tu mai ti presenti. Da domani faccio il programma, molto difficile, questo lo dico per esperienza leggerissimamente diretta. Non basta neanche avere il giocatore fortissimo, perché poi provano in tutti i modi a direzionarlo verso i procuratori di riferimento. Io invece volevo chiedere al nostro ospite, appunto, che tra l'altro vabbè, è anche di fede rossonera, com'è possibile che una squadra passi dalla possibile chiusura del mercato a un possibile affare da 40 milioni di euro come Piontek? La trovo, l'ho trovata un po', diciamo. In che senso, come? Nel senso, non ho capito. Nel senso che, com'è possibile, nel senso, rischiava la chiusura del mercato perché comunque c'erano dei parametri da rispettare. Sì, per via delle sanzioni. E invece adesso addirittura si probabilmente, anzi quasi sicuramente, farà questo affare. Come se lo spiega? Dunque, la chiusura del mercato il Milan l'ha rischiata ovviamente se a Lione avessero dato seguito al discorso dell'impedimento a fare mercato. Invece poi si è parlato di una grossa multa e questo già cambia un po' il quadro, perché se hai la possibilità economica paghi la multa. C'è un fair play finanziario che tutti dovrebbero rispettare, poi ci sono squadre potentissime, Paris Saint Germain soprattutto, che trovano il modo per aggirare questa cosa. E la FIFA non riesce a farci molto. Nel caso del Milan credo, è una mia supposizione perché ovviamente non ho il polso, non sono dentro la società, quindi non saprei dire, ma credo che questa possibilità, si parla di 40 milioni di euro, si sia aperta perché il Milan non paga più Higuain. Il Milan pagava più di metà dello stipendio lordo del giocatore, 9 milioni e mezzo netti l'anno, quindi 18 lordi, e avrebbe dovuto pagare 36-35 milioni alla Juventus a giugno. Evidentemente scavando questa cifra, visto che Higuain va via, praticamente come se avesse azzerato il monte soldi da poter utilizzare, e quindi
credo che in questo modo lo possa utilizzare senza inficiare il diktat della UEFA nell'affare di Pioppi. Poi bisogna vedere anche il Genoa come glielo fa pagare, perché questi portano in ammortamento magari 2-3 anni, vediamo. C'è grande rapporto, ahimè, tra Preziosi e Mina. E da tifoso ti convince l'operazione? Ti piace dare via Higuain, che magari è un attaccante comunque di valore, per prendere comunque uno di prospettiva, anche se poi col Genoa sta facendo sicuramente molto bene? Allora, prima di tutto io spero che Piontek non sia il come si chiama, il Torino che stavamo prendendo 2 anni fa, Belotti della situazione, cioè faccio una stagione pazzesca, Cairo mi chiede 100 milioni, per fortuna, ringraziando il Dio, Mirabelli e Fassone non l'hanno preso, e Belotti poi non è, cioè, è difficile fare, sei un fuoriclasse per fare quel tipo di medie e gol ogni anno. E spero che Piontek non sia così, certo, in questo momento pare il centravanti più forte che c'è in Italia, togliendo il maestà Ronaldo, che lo metti soprattutto a centravanti, come l'ha spostato a centravanti nella finale di Supercoppa, ha segnato proprio a noi del Milan, quindi levando lui, Piontek sembra quello più forte. Poi è giovane, e non costa tantissimo, perché c'è, cioè, tanto, nel senso che il Genoa ha pagato 400.000 euro questo ragazzo in carta in giro, quindi pensate che plusvalenza che fa. Però se questo qua fosse il centro di Piontek che giocasse nell'Inter, costerebbe 80, 90, 100 milioni con questa media realizzativa che sta tenendo. Per quello che riguarda, secondo me il Milan fa bene a metterci le mani su, poi vediamo se e come lo deve pagare. Per quello che riguarda i Higuain, so di dire una cosa forse impopolare, ma senza discutere la statura del giocatore, però io, una persona che cede all'isterismo in questo modo, quando le cose non vanno bene, che litiga in campo apertamente con i compagni, discute con tutti, avete visto alla finale con la Juventus, la partita che sceneggiava come al solito ha fatto, fuori, cioè via, fuori dalle palle, scusate il tempo, non puoi, tu sei una mina vagante all'interno di uno spogliatoio. Poi è un'impressione data da fuori, io non lo conosco personalmente, certo. Però in Argentina è odiato, non lo possono proprio vedere, non è molto amato. Intanto, prima hai nominato l'Independiente, c'è una notizia qua su internet, preso l'ex capitano del Boca Pablo Perez, quindi l'Independiente che hai nominato poco fa ha acquistato Pablo Perez. Sì. Avrà difficoltà a girare per i quartieri appunto, veramente è un idolo lì al Boca. E Cagliari sta prendendo, pare, Nandes, che è il se voi avete visto la finale di ritorno al Bernabéu, quel primo gol l'ha fatto Dario Benedetto su una palla fantastica di Nandes, era quello, che è un mediano con un piede abbastanza educato, molto dinamico, grande grinta, la famosa garra argentina. Se lo prendono è un bel acquisto, soprattutto per la dimensione del Cagliari. Assolutamente. Il Cagliari ha preso Cristiano Oliva, l'uruguaiano, ora non so se è un giocatore di livello per la Serie A o sarà solo un comprimario. Bisogna vederlo, perché non è uno che ha una storia, io non lo conosco tantissimo, ma non mi sembra uno che abbia una storia importante. In esperienze importanti. Okay. Però non viene alla Fiorentina, alla Lazio, al Milan, alla Roma, all'Inter, viene a una squadra molto, il fatto di essere su un'isola, sembra una cavolata, ma il fatto di essere in un'isola a Cagliari è un po' un'oasi a parte, ci vanno sempre molto volentieri i giocatori. Strano, vabbè, una particolarità che comunque sia potevamo conoscere soltanto con un ospite speciale come Filippo. Non vogliamo rubarti altro, no, il mio pensiero penso che poi è condiviso anche da Antonio e da Gianfranco. Non vogliamo rubarti altro tempo, anche perché almeno così possiamo disturbarti nelle prossime occasioni. Ti ringraziamo, Filippo, per il tuo sempre... non è mai un disturbo, aspettando sempre, so che Andrea sta fremendo affinché io lo faccia, pure oggi ne abbiamo parlato. Segnate un nome, un ragazzo che c'ha il nome di Zorro, si chiama Pedro de la Vega, gioca nella NUS 2001, il Cola Santo sta cercando di metterci le mani su, nel senso non tanto a lui, perché produrre compagnia non se ne parla, ma ho fatto una bella chiacchierata con il presidente del club della NUS, che si chiama Nicolas Russo,
che mi ha detto 3 giorni fa dove è seduto.